Eder. Mac. Pallister. Era una famiglia serena, con Tommaso che si occupava di tutto. Da quando è morto durante la pandemia di Covid-19, la situazione è cambiata drasticamente. Nella pittoresca frazione di Tenuta, tra gli ulivi delle campagne di Montelibretti, vicino a Roma, una vicina di casa di Margherita Battazza, non riesce a comprendere ciò che è accaduto, l'84enne, cieca, invalida e non autosufficiente. Era affidata alle cure della figlia, ma è stata lasciata sola, senza cibo, acqua o un telefono per chiedere aiuto. È stata trovata morta il 12 giugno, nella sua villetta in via dei Salici, da una pattuglia dei carabinieri, giunti per notificare un atto alla figlia di 49 anni, Antonella Marrella, senza però trovarla. La figlia era partita da qualche giorno, forse lo stesso giorno della morte della madre, con i suoi due figli di 15 e 7 anni, per una vacanza in Abruzzo. Questo allontanamento, però, appare agli investigatori più come una fuga. Su ordine della procura di Tivoli, la donna è stata fermata per abbandono di incapace, e successivamente sottoposta a una misura cautelare dal GIP. La posizione di Marrella, attualmente detenuta nel carcere di Rebibbia, potrebbe peggiorare, quando arriveranno i risultati dell'autopsia. Sul corpo della madre, che fino a poco tempo fa, era assistita dai servizi sociali del comune di Montelibretti, non sono stati rilevati segni di violenza, ma non si esclude che il decesso possa essere stato causato da una caduta, o dal peggioramento delle sue condizioni di salute, e che sia morta di stenti. Quando i carabinieri sono entrati nella villetta, circondata da un muro con inferriate e fichi d'India, passando da una finestra sul retro lasciata aperta, hanno trovato il corpo della donna, riverso sul pavimento, non in camera da letto, ma ancora avvolto nelle lenzuola con cui dormiva. Forse si era alzata per chiedere aiuto, senza riuscire a farlo perché era stata abbandonata. La figlia, che viveva con lei e con i ragazzi, è stata rintracciata in Abruzzo poco dopo dai carabinieri della compagnia di Monterotondo. Non ha saputo spiegare perché era partita senza preoccuparsi della madre. Le indagini sono solo all'inizio. Nel cortile della villetta è rimasta parcheggiata una vecchia Panda Beige, appartenente all'ex compagno della donna arrestata, che non si vedeva in zona da circa un mese. Potrebbe essere presto interrogato dagli investigatori, riguardo all'improvviso allontanamento della figlia dell'84enne, che era titolare di una pensione di invalidità. La proprietà in via dei Salici appartiene a lui. Ironia della sorte, sul cancello della villetta c'è un adesivo, che dovrebbe rassicurare, zona controllo vicinato. Ma qui nessuno l'ha vista negli ultimi tempi, ammette ancora la vicina. E nessuno, si è preoccupato di che fine avesse fatto. Nella giornata di mercoledì 19 giugno è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Daniele Di Marino, un professore di biologia molecolare di 42 anni, nato a Roma e residente a Como, deceduto sabato sera, sul lungomare di Bellaria Igea Marina, dopo una serata in un locale sulla spiaggia. La Procura della Repubblica di Rimini ha aperto un fascicolo contro ignoti, senza ancora formulare ipotesi di reato, in attesa dei risultati delle analisi autoptiche e tossicologiche. Questo procedimento è stato avviato anche in seguito alla segnalazione della moglie, presente al momento del malore fatale. Secondo il racconto della donna, incinta all'ottavo mese, suo marito si è sentito male, subito dopo essere uscito dal locale, intorno alle 23:30. Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri di Bellaria Igea Marina, e il personale del 118, che ha tentato di rianimare il professore per 50 minuti. Il referto del medico del 118, ha suggerito che la morte, potrebbe essere compatibile anche con cause violente. La moglie, ha riferito che Di Marino, aveva ballato nel locale, pogando sulla pista, e che potrebbe aver subito spintoni al torace, e colpi alla testa. Uscito dal locale, Di Marino, si è portato la mano al petto, e ha detto alla moglie, con un filo di voce, di non sentirsi bene. Poi si è accasciato sul marciapiede. La moglie, dopo aver visto il marito collassare improvvisamente, sul lungomare Pinzon, ha chiamato il 118 e, a causa del suo stato di gravidanza avanzata, è stata ricoverata per precauzione. La morte improvvisa è stata attribuita a un arresto cardiocircolatorio, ma la causa esatta rimane da determinare. Saranno i test tossicologici, e l'autopsia, a chiarire se l'uomo avesse assunto droghe o alcol, anche se al momento, non ci sono indicazioni che lo suggeriscano. I carabinieri hanno anche visionato i filmati di sicurezza del locale. Daniele Di Marino, era un professore associato di biologia molecolare, presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente. Era stato l'unico italiano, a vincere il Travel Award, della Biophysical Society, durante il meeting annuale a San Diego nel 2020. Nel 2023, la Fondazione
Fondazione IRC e l'Università Politecnica delle Marche, avevano finanziato il suo progetto di ricerca contro il cancro, per 5 anni con oltre 530.000 euro. Il suo lavoro era focalizzato sulla ricerca di una cura per il tumore al polmone. Il rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Gianluca Gregori, a nome di tutta la comunità accademica, ha espresso profonda commozione per la prematura e improvvisa scomparsa del professor Di Marino, ricordandone l'entusiasmo e il generoso impegno a favore della didattica e della ricerca. Un uomo di 68 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti del figlio di 39 anni, affetto da gravi problemi di salute. Il padre, convinto che il figlio fosse posseduto da un demone, aveva interrotto ogni tipo di cura medica, affidandosi invece a rituali esoterici, praticati da presunti mistici. La vicenda è venuta alla luce dopo che i carabinieri, allertati dai servizi sociali, sono intervenuti in un parco pubblico a Besana in Brianza, lo scorso 12 giugno. Qui hanno trovato il figlio in uno stato deplorevole, seduto sull'erba, disorientato, e legato con una corda intorno alla vita, la cui estremità era tenuta dal padre. Quest'ultimo ha giustificato l'atto, sostenendo di temere che il figlio potesse fuggire improvvisamente. All'arrivo dei carabinieri, è stata subito proposta la chiamata di un'ambulanza, ma il padre si è fortemente opposto, affermando che il figlio non avesse problemi di salute, bensì fosse vittima di una possessione demoniaca. Nonostante le resistenze del padre, i carabinieri sono riusciti a far intervenire il personale medico del 118, che ha trasportato il 39enne all'ospedale di Vimercate, per accertamenti, in codice verde. Nel frattempo, il padre è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti e condotto al carcere di Monza. Ad allertare i servizi sociali sulle condizioni in cui viveva il figlio era stata la madre della vittima. La donna ha riferito che il marito, da tempo, aveva deciso di interrompere ogni assistenza medica, credendo fermamente che il figlio fosse vittima di forze demoniache. La madre ha descritto una situazione inquietante, rilevando che nei giorni precedenti il figlio aveva mostrato segni di aggressività tali da richiedere un intervento urgente per evitare che potesse farsi del male o ferire altre persone. A Senigallia Ancona, si sta indagando su un tragico caso di omicidio-suicidio, che ha coinvolto Ornella Veschi, di 87 anni, e Marco Rossetti, di 51 anni. I due sono stati trovati morti nella loro abitazione, a Cesano dal secondo figlio di Veschi, che era arrivato dopo aver ricevuto una telefonata preoccupante dalla madre. Ornella Veschi aveva chiamato il figlio, che viveva nell'appartamento al piano di sotto, per informarlo che il fratello Marco era molto agitato, e che lei non riusciva a calmarlo. Preoccupato, l'uomo si è recato immediatamente nell'abitazione della madre e, una volta entrato, ha scoperto il corpo senza vita di Ornella, sul pavimento e quello del fratello Marco poco distante. Marco, che teneva ancora in mano la pistola, usata per uccidere la madre, avrebbe detto al fratello: «Ho scacciato il demonio». Poco dopo, si è barricato in casa e si è tolto la vita, con la stessa arma. Gli investigatori hanno rivelato che Marco Rossetti era in cura per disturbi psichici da diverso tempo. La pistola utilizzata, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, non era registrata e Marco non possedeva un porto d'armi. In passato, solo il padre, deceduto 2 anni fa, aveva avuto un porto d'armi per la caccia, ma tutti i fucili erano stati rimossi e il permesso revocato dopo la sua morte. Non è ancora chiaro come Marco sia riuscito a procurarsi l'arma. Il pubblico ministero Rosario Lionello ha ordinato l'autopsia sui corpi delle vittime. L'incarico sarà affidato al medico legale Angelo Montana nelle prossime ore. La villetta è stata sequestrata, così come il cellulare del figlio e l'arma del delitto, che, secondo le prime informazioni, non era mai stata dichiarata. Il secondo figlio di Ornella, che ha scoperto la tragedia, ha immediatamente chiamato il 112, dopo aver visto la pistola nelle mani del fratello. Martedì, le squadre di ricerca si sono concentrate su 2 località, il Carso, a Sgonico, per cercare la 69enne Stanca Mocole, e Borgo San Sergio, dove si continua a cercare tracce dell'82enne Bruno Makarovic, scomparso da 6 giorni. Dopo che la prefettura ha attivato il piano di ricerca, il territorio di Sgonico è stato sorvolato a bassa quota da un elicottero dei vigili del fuoco. Alcune delle aree boschive più impervie sono state ispezionate anche con l'ausilio di droni. Tuttavia, non è stata trovata alcuna traccia di Stanca Mocole, originaria di Precenico e residente a Sels, che soffre di Alzheimer, ed è scomparsa da casa nel tardo pomeriggio di domenica. Molti compaesani e residenti si sono uniti ai soccorritori istituzionali.
Stanka Mokole è molto conosciuta e apprezzata su tutto l'altipiano, grazie al suo impegno sia politico, nelle file di Rifondazione Comunista, sia lavorativo, negli uffici dei patronati della CGIL, dove aiutava centinaia di persone con le dichiarazioni dei redditi. Numerosi volontari hanno offerto la loro collaborazione alle forze dell'ordine, mentre altri si sono organizzati autonomamente in gruppi, per perlustrare i sentieri del Carso. La conformazione dell'altipiano triestino rappresenta, però, un notevole ostacolo. Stanka Mokole, essendo una camminatrice, potrebbe aver intrapreso uno dei molti sentieri che attraversano il Carso. L'ultima volta, è stata vista domenica sulla strada che collega Sels, a Precenico. Era vestita in modo eccessivamente pesante, per la stagione, una scelta dovuta alla sua natura freddolosa, come hanno spiegato alcune persone a lei vicine. Quegli abiti pesanti, potrebbero averle permesso, di trascorrere le due notti all'aperto dalla sua scomparsa. Tuttavia, sull'altipiano, le temperature si abbassano dopo il tramonto, anche se l'estate è ormai alle porte. La situazione si aggrava con il passare delle ore. Alcuni esperti, hanno sottolineato che le persone affette da Alzheimer, spesso possiedono una forza fisica superiore alla media, considerando l'età e le condizioni individuali. Il campo base, che era stato allestito a Borgo San Sergio, per le ricerche di Bruno Makarovic, martedì non era operativo. Bruno, un uomo di 86 anni, è scomparso il 12 giugno scorso, dopo essere uscito dalla casa di riposo Santa Chiara in via Maovaz, senza farvi più ritorno. Già dalle prime luci dell'alba, gli operatori del gruppo di volontariato e protezione civile, dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, insieme alle unità cinofile, hanno iniziato le ricerche. 5 cani a discriminazione olfattiva molecolari hanno perlustrato la zona. A differenza delle prime unità cinofile intervenute, che avevano diretto il loro fiuto verso la parte boschiva, alle spalle di Via dei Peco, questi cani hanno seguito una traccia che li ha portati al comprensorio delle Case dei Puffi, in Via Grego. Dopo giorni di ricerche e indagini da parte della polizia, sono emerse diverse ipotesi. Una possibilità è che Bruno sia stato inghiottito dalla fitta area boschiva dietro alla casa di riposo, che si estende fino ai piedi di Cattinara, nonostante quest'area sia stata già scandagliata dalle squadre di ricerca. Un'altra ipotesi è che si sia spinto oltre, fino a raggiungere il comprensorio dei Puffi. Potrebbe essersi perso e essere confuso a causa della demenza senile, da cui è affetto, e aver cercato riparo, considerando che mercoledì notte pioveva. Una possibilità remota, ma non esclusa, è che sia salito su un autobus, per raggiungere un'altra zona della città. Buonasera, volevo fare un appello, un altro appello, per ritrovare mio padre, Bruno Makarovic, che è scomparso da 5 giorni e ancora non è venuto fuori. E per cui stanno setacciando la zona, ma può essere che sia ovunque nella città, perché magari ha preso un bus e non l'hanno ancora visionato, perché non hanno visionato tutte magari le ore che poteva camminare per un'ora e magari prendere dopo un bus, per cui può essere ovunque. E chi lo vede chiami subito il 112 e poi anche magari ci sono dei terreni qua dietro la casa di riposo in via Maovaz che sono chiusi, insomma magari sono chiusi da mesi, da anni, e magari chiedo ai proprietari di andare a dare un'occhiata, perché non si sa mai, potrebbe essere dentro magari caduto in difficoltà. Date un'occhiata, aiutateci, perché non sappiamo più cosa fare. Grazie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.